Ciao, ecco questo è il nuovo tutorial che ho fatto e avevo messo già le foto, questo è quello con il nero e poi farò sempre con la stessa tecnica però usando colori diversi, uno sul marrone quindi un po' più soft e uno colore ho utilizzato una matita allora, per la base ho usato fondotinta minerale della Benecos, poi per gli occhi, oltre la base, ho utilizzato una matita nera, diamanti in polvere e il nero della paletta Elegantissimi come blush, il Daily della Neve e come rossetto questo della Benecos, il Pink Rose e sempre la matita Pink della Benecos. Spero che vi piace, praticamente. Siccome allora, questo trucco io porto gli occhiali e questo trucco con gli occhiali non, cioè non che non va, però se mi metto gli occhiali praticamente tutta la sfumatura che ho fatto non si vede, quindi in questo trucco porto le lentine che adesso non ho, quindi praticamente non vedo niente. Alla telecamera non vedo, infatti quando truccavo metto proprio così. Spero che vi piace. Ciao e grazie, buon tutorial. Allora, cominciamo con la nostra base. La applichiamo su tutto l'occhio, sopra e sotto. Ok, aspettiamo che asciuga. Allora, con la nostra matita nera facciamo il nostro contorno dell'occhio. Allora, partiamo diciamo dalla parte qua, la riga diciamo sotto e tracciamo una piccola linea a salire, così, e poi dentro la piega dell'occhio. Non vi preoccupate, tanto andiamo a sfumare. E poi alla fine qua. Quello che voglio fare io è scurire questa zona qua. Quindi piega dell'occhio. Qua diciamo. E sotto. Esterno. Non vi preoccupate che ora andiamo a sfumare tutto. Allora, prendiamo il nostro andiamo a sfumare la matita, come andiamo? Andiamo nella piega dell'occhio e saliamo leggermente verso questa zona qua, quindi sempre verso, andiamo sempre verso l'alto. Piega sotto e non abbiamo ombretto nel pennello, ma andiamo semplicemente a sfumare la matita. Adesso con un pennello da sfumatura andiamo ad ammorbidire tutti i tratti esterni, senza niente, non abbiamo ombretto, non abbiamo niente qua.
la parte esterna, ecco, in modo da ammorbidire tutti i tratti. Ok, prendiamo i nostri diamanti in polvere e li applichiamo sulla palpebra mobile. Io ho preso questi, ma si possono usare qualsiasi ombretto che vi piace, brilluccicoso, se vi piace il brilluccicoso. Andiamo a mettere qua e un pochino anche qua. Alla fine è un po' sembrare difficile, ma è semplice. Adesso andiamo a intensificare la parte scura della piega qua dell'occhio all'interno. Quello che voglio creare è una parte, un'ombreggiatura nella piega dell'occhio in modo da dare un pochino di più profondità. Utilizzo un pennello a penna, ombretto nero, e dove c'è la piega, qua, piano piano, proprio nella piega, intensifico il colore, cercando di fare un piccolo semicerchio da dove finisce il mio angolo dell'occhio e dentro la piega. Voglio creare una sfumatura, diciamo questa parte più scura, la sfumatura qua, che dia diciamo questo effetto diciamo, allungato dell'occhio, però che senza l'effetto molto pesante, sempre un pochino sfumato. Il grado di intensità lo decidiamo a nostro piacere. E anche qua leggermente nella alla fine, nella rima superiore, la parte finale, a modo diciamo di eyeliner, e a piccoli tocchi andiamo a fare questo semicerchio. Col pennello nero, sempre questa penna, sporco di nero, andiamo a sfumare la matita sotto, in modo da fare la continuazione. Okay. Prendiamo sempre il nostro pennello da sfumatura, che per me è importantissimo, e alleggeriamo sempre la sfumatura esterna. Ricordiamoci sempre di sfumare verso l'alto, mai verso il basso. Se abbiamo l'occhio piccolo, non andiamo troppo verso l'interno. Col pennello da sfumatura, questo o lo puliamo o comunque un altro, prendo un colore chiaro perché voglio illuminare questa parte qua, ma la voglio illuminare non che sia molto, diciamo, luminosa, brillante, quindi utilizzo dalla palette di Elegantissimi questo colore qua, molto simile al colore della penna. Non voglio mettere né un bianco né un qualcosa di perlato perché voglio soltanto aiutarmi ad ammorbidire i tratti, quindi. Poi, per intensificare diamanti in polvere, lo utilizzo nel mezzo bagnato. Bagno pennello con, lo utilizzo la nebbia,
prendo un po' di diamantini in polvere nella parte qua centrale, intensifico il colore. Matita nera all'interno dell'occhio. E per farla durare di più la fisso con un ombretto nero. Eyeliner su tutto l'occhio.